Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Oggi entriamo nel dettaglio in un video analisi teoria che è incentrato sulle conoscenze di Urara Kisuke legate a tutta la simbologia del Soul King. Infatti, già negli ultimi episodi ci siamo resi conto di come molti personaggi, spesso ricercatori e scienziati, come Mayuri ed Aizen, erano in realtà già a conoscenza di tantissime informazioni legate al Soul King, alla Guardia Reale e a tutto, ovviamente, il mondo che riguarda la sfera divina. Infatti, se ci fate caso, già nel quinto episodio Aizen si era reso conto di ciò che stava accadendo al Palazzo Reale. Grazie alla sua immensa forza, al suo immenso Reiyatsu, riesce a comunicare con quel mondo lì e allo stesso tempo riesce a capire le dinamiche di quello stesso mondo. E non dimentichiamoci che lo stesso Aizen in qualche video passato avevamo visto come si era già reso conto che Okitake era il possessore del braccio destro, ovviamente mandandogli una sorta di frecciatina legata per l'appunto alla sua posizione divina nel momento in cui ha tradito la Soul Society. E quindi braccio destro, braccio sinistro del Soul King erano in realtà delle conoscenze che nella Soul Society venivano viste come delle leggende. Lo stesso Mayuri, nello scorso episodio, ci ha detto effettivamente che lui aveva addirittura lasciato correre un'informazione del genere, reputandola per l'appunto un'informazione non scientifica e non empirica. E per quanto riguarda Urara, invece, Aizen ovviamente si era intrufolato nelle biblioteche della Camera dei 46 ed era riuscito ad ottenere tante informazioni. Mayuri Kurotsuchi faceva parte della prima equipe di scienziati di Senjomaru, come Kubo ha ammesso in una sua intervista. Per quanto riguarda il nostro Kisuke, invece, il suo titolo di studio, le sue conoscenze, le deve aver acquisite per forza all'interno della sua mansione nella seconda compagnia più di 100 anni fa, quando faceva parte per l'appunto del corpo di ricerca di Yoruichi Shioin, e ovviamente tutta la sua istruzione è legata anche al casato Shioin, con cui lui ha convissuto per gran parte della sua vita. Ovviamente la sua ricerca, il suo stimolo da scienziato lo ha portato a diventare probabilmente la mente più geniale della storia della Soul Society, riuscendo per certi versi a soppiantare anche il suo successore Mayuri, a creare una sorta di faida secolare con Aizen, e probabilmente il personaggio di Urara non ha niente da invidiare persino a menti eccelse come quelle che fanno parte della Divisione Zero, tra cui Senjomaru, Ikifune e via dicendo. Per cui quest'oggi, ragazzi, volevo parlarvi di una cosa molto interessante, perché stiamo entrando di nuovo nella sfera dei foreshadowing che Kubo ci lancia all'interno della storia. I foreshadowing sono ovviamente delle informazioni che noi acquisiamo tanto tempo fa e che soltanto dopo parecchio tempo, dopo tante informazioni all'interno della storia, riusciamo finalmente a capire o a scoprire. Ovviamente informazioni misteriose, informazioni che sono state tenute volontariamente dall'autore nascoste. E noi ci divertiamo quindi a fare delle teorie e a cercare di, in un certo senso, interpretare alcuni aspetti che sono legati alla trama. Vi ricordate quando Urara Kisuke, all'inizio della saga dell'Uoco Mondo, ha per l'appunto escogitato un metodo per aprire il Garganta? Urara Kisuke era effettivamente l'unico elemento che era capace, all'interno delle forze della Soul Society, a aprire un Garganta. Lo stesso Mayuri Kurotsuchi non aveva le capacità e le conoscenze adeguate per poter aprire un Garganta. Per questo motivo tutti i capitani che erano stati mandati nel Uoco Mondo sono rimasti bloccati insieme a Ichigo Kurosaki quando Aizen li ha intrappolati alla Xenosis. Mayuri successivamente è riuscito a creare un altro Garganta tramite le informazioni che aveva Zai Laporro, un Arrancar per l'appunto, che ovviamente conosceva i metodi per aprire Garganta. Gli Shinigami invece non c'erano mai arrivati da soli a questa conoscenza. E per questo motivo esiste Urara Kisuke, come sempre, che per l'appunto è stato obbligato in un certo senso dalla Soul Society ad aprire e stabilizzare quattro garganta, o i garganta in generale, che hanno permesso l'arrivo dei quattro capitani per l'appunto da Karakura Town fino a Uoco Mondo per aiutare Ichigo Kurosaki nella sua battaglia. Ma tornando al succo del discorso, che cosa c'entrano dopo questa lunga introduzione legata ovviamente alle menti scientifiche che erano a conoscenza della lore del Soul King? Urara Kisuke, il garganta e per l'appunto il re delle anime? Beh, per capire questo collegamento dobbiamo tornare indietro nel tempo, nella scena in cui per l'appunto il nostro Kisuke ha aperto il suo primo garganta per permettere ad Ichigo di attraversarlo. Ovviamente Urara ha utilizzato un metodo alternativo, un metodo originale creato da lui, che ovviamente si differenzia da quello degli Arrancar per viaggiare tra l'Uoco Mondo e il mondo terreno. Questo metodo viene chiamato Keikaiji.
ed è un portale che collega lo spazio tra mondo umano ed Ecomundo. L'apertura viene generata tra due grandi pali di legno che sporgono a due grandi formazioni rocciose. Per cui questo metodo è effettivamente una sorta di Kido dimensionale che permette il passaggio tra due mondi, il mondo ultraterreno dell'Ecomundo e il mondo reale del mondo dei vivi, per l'appunto. E quindi, essendo una sorta di Kido, ha anche un rito di iniziazione ed è proprio questo di cui voglio parlare adesso. Analizziamo questo rito insieme. Quando Urara per l'appunto apre i cancelli, recita queste frasi: nella mia mano destra la roccia che connette i mondi, nella mia mano sinistra la lama che lega l'esistenza. Ora ragazzi, nella mia mano destra abbiamo la roccia che connette i mondi e nella mia mano sinistra la lama che lega l'esistenza. Ovviamente stiamo pensando tutti quanti al Mimiyagi e a Pernida, i due arti reliquia del Soul King per l'appunto. Ma adesso entriamo ancora di più nel dettaglio. Siamo proprio sicuri che questa mano destra e questa mano sinistra si riferissero a questi due personaggi, a queste due entità che abbiamo appena conosciuto nelle ultime puntate? Secondo me c'è qualcosa di più. Infatti, se vediamo il flashback in cui c'è il Soul King, ripeto, scena inedita mostrata soltanto nell'anime, che crea per l'appunto la tripartizione dei mondi, egli sta utilizzando una lama per creare i tre mondi. Quindi è come se questo rito si riferisce letteralmente al momento della creazione da parte del Soul King dei vari mondi dimensionali. Nella mia mano destra la roccia che connette i mondi. E ragazzi, la roccia che connette i mondi è il perno, è il Soul King stesso, la sfera di cristallo che Yuaba ha distrutto grazie all'ausilio involontario di Ichigo. Mentre la lama che lega i mondi in realtà secondo me non si riferisce a Pernida, ma si riferisce letteralmente alla lama che lo stesso Soul King tantissime migliaia di anni fa ha utilizzato per tripartire il mondo, come riusciamo a vedere in questa immagine inedita mostrata nell'anime. Per cui braccio destro e braccio sinistro in realtà c'erano già stati accennati da Tite Kubo tantissimo tempo fa e ovviamente le frasi che contraddistinguono il rito di iniziazione per l'appunto sono ovviamente classificabili come informazioni legate al Soul King, che per l'appunto è l'artefice stesso della connessione e della creazione dei mondi. Ma andiamo avanti, perché fin qui era abbastanza semplice riuscire a leggere e a interpretare queste informazioni velate da parte di Kubo in un capitolo ormai uscito più di 15 anni fa. Infatti, se andiamo avanti, il rito di Urara continua così: il pastore dalla chioma nera, la sedia dell'impiccato. Ora, per quanto la sedia dell'impiccato, per quanto mi riguarda, potrebbe avere varie tipologie di interpretazione, il pastore della chioma nera mi ricorda soltanto qualcuno, Yuaba, il pastore della chioma nera che per l'appunto assorbirà il Soul King, acquisendo una chioma nera incredibile, oscura, ed è il pastore che guiderà tutte quante le anime verso un nuovo mondo, o meglio, il mondo ancestrale, quindi un vecchio mondo, quello da cui tutti i tre mondi dipartono. E la sedia dell'impiccato? Beh, ragazzi, il Luogomundo è un regno, ha una sedia, ha un trono. E chi c'è stato nel Luogomundo? La sedia dell'impiccato. Questa frase, secondo me, può essere collegata sia al personaggio di Yuaba stesso, che per l'appunto sarà il re che siederà su un trono, sia Aizen Sosuke, che per l'appunto sedia dell'impiccato. Beh, sia il fatto che Aizen viene in un certo senso impiccato veramente ad un muro e sigillato nel Mugen, sia il fatto che la sedia è proprio un vero personaggio ormai nella Lore di Bleach che tiene a bada l'ex sovrano del Luogomundo. Secondo me questo può essere letteralmente condensato in una singola teoria in cui questa seconda parte del rito di iniziazione per l'apertura al Luogomundo è legata ai due sovrani che per l'appunto conquisteranno Luogomundo stesso, Aizen Sosuke e Yuaba, il pastore della chioma nera e l'impiccato sulla sedia. L'ultima frase è molto interessante perché dice: io colpirò l'Ibis quando le nuvole si riuniranno. Che significa questa frase finale? Allora, partiamo dal presupposto che l'Ibis è un uccello africano, un uccello che era importantissimo per gli antichi egizi, tant'è che c'è una divinità che ha la testa da Ibis e il corpo da uomo. In realtà questi uccelli erano molto sacri ai tempi e sono stati addirittura nei millenni uccisi tantissimi Ibis da parte degli egiziani per mummificarli perché rappresentavano l'animale divino per il passaggio all'oltretomba e Luogomundo, ragazzi, è un mondo dell'oltretomba. Per cui anche qui Kubo si rifà
a cultura occidentale, in questo caso una cultura antica dell'Egitto, per poter ispirarsi al passaggio in oltretomba, alla mummificazione di un animale divino. Tra l'altro, l'ibis mi ricorda anche un po' la figura di Aizen, perché per l'appunto questo uccello è collegato alla resurrezione, a volte addirittura sinonimo della fenice, ed è reso per l'appunto una figura mitologica, religiosa e divina da parte degli egiziani perché riusciva a mangiare i serpenti e quindi aiutare la popolazione. Era un divoratore di serpenti questo uccello. Aizen che uccide Kinichimaru per diventare la creatura divina. Torna anche questo. E quando le nuvole si riuniranno? Ragazzi, è semplicissimo. Quando si apre un garganta per Logomundo, le nuvole nel cielo che cosa fanno? Si riuniscono. Questa è una scena che abbiamo visto tante volte in Bleach. Per cui Urara Kisuke è entrato in conoscenza di questo Kido, ma l'ha creato lui o l'ha letto da qualche parte? Perché secondo me è molto strano che Urara sia stato in grado di creare un Kido da zero per aprire il nuovo mondo, addirittura attingendo a delle informazioni divine come il braccio destro e il braccio sinistro. Secondo me lui è entrato a conoscenza, per l'appunto, di un rito di iniziazione che è stato creato dal Soul King stesso, quando per l'appunto tantissimi anni fa è riuscito a tripartire il mondo. Ed è come se questo rito permettesse l'entrata nei vari mondi, e in questo senso Urara è stato il traduttore del linguaggio del Soul King che ha permesso il collegamento tra il mondo dei vivi e l'Ueco Mundo. Per cui ragazzi, che dire, Urara Kisuke è riuscito come ogni volta a superare ogni aspettativa scientifica, è riuscito a creare nuovi portali, ovviamente il Senkaimon per la Soul Society per aiutare Ichigo, il portale del Garganta per Logo Mondo e il portale, lo abbiamo visto nelle ultime puntate, per arrivare al Palazzo Reale. Che devo dirvi ragazzi, queste erano le mie impressioni, le mie teorie e le mie interpretazioni legate ai vari foreshadowing e ai vari momenti della storia di Bleach che possono essere ricollegate nel corso del tempo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti e noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Soul Society Italia. Ciao!